Ciao a tutti, oggi preparerò con voi la fornarina, una pizza bianca con olio, sale e rosmarino. Per due fornarine vi serviranno 250 g di farina zero, 2 g di lievito di birra disidratato oppure 4 g di quello fresco, 125 ml di acqua tiepida. Iniziare a mescolare nella ciotola e una volta che si sarà un po' addensato trasferire sul piano di lavoro. Dopo aver lavorato per circa 2 minuti, aggiungere 2 g di sale. Continuare a lavorare l'impasto per 10 minuti circa. È molto importante fare questo movimento col palmo della mano, schiacciando l'impasto sul piano di lavoro. Una volta terminato, mettere via l'impasto per circa 3 ore. Io a volte faccio passare anche mezza giornata, dipende dalle vostre esigenze. Una volta lievitato, sgonfiare l'impasto e trasferirlo su un piano di lavoro. Queste dosi sono per due fornarine, quindi io ho diviso l'impasto e ho iniziato a stenderlo con un mattarello. Una volta ottenuta la dimensione e forma desiderata, trasferire su una teglia da forno. A questo punto, forare l'impasto con una forchetta. Aggiungere dell'olio d'oliva. Sale grosso, rosmarino e io ci aggiungo anche un po' di origano perché mi piace molto. Cuocere in forno a 230 gradi per circa 10 minuti. È una pizza bianca molto semplice e sfiziosa, perfetta come snack o aperitivo. Dove sono cresciuta io veniva servita sempre con la frittura di pesce. Spero che questo video possa esservi stato utile e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!